Giudici, capitolo 21. Gli uomini di Israele avevano giurato a Mispa dicendo: nessuno di noi darà sua figlia in moglie a un beniamita. Il popolo venne a Betel, dove rimase fino alla sera in presenza di Dio. Alzando la voce, pianse dirottamente e disse: Signore, Dio di Israele, perché mai è avvenuto questo in Israele? Perché oggi c'è in Israele una tribù in meno? Il giorno seguente il popolo si alzò di buona mattina, costruì là un altare e offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza. I figli di Israele dissero: chi è fra tutte le tribù di Israele che non sia salito all'assemblea davanti al Signore? Poiché avevano fatto questo giuramento solenne contro chiunque non fosse salito in presenza del Signore a Mispa, quel tale dovrà essere messo a morte. I figli di Israele ebbero pietà di Beniamino, loro fratello, e dissero: oggi è stata soppressa una tribù in Israele. Come faremo a procurare delle donne ai superstiti, visto che abbiamo giurato nel nome del Signore di non dar loro in moglie nessuna delle nostre figlie? Dissero dunque: qual è fra le tribù di Israele quella che non è salita in presenza del Signore a Mispa? Ecco che nessuno di Jabez in Galat era venuto all'accampamento all'assemblea. Poiché è fatto il censimento del popolo, si trovò là che là non vi era nessuno degli abitanti di Jabez in Galat. Allora la comunità mandò là 12.000 uomini fra i più valorosi e diede loro quest'ordine: andate e passate a fil di spada gli abitanti di Jabez in Galat con le loro donne e i bambini. Farete questo: voterete allo sterminio ogni maschio e ogni donna che ha avuto relazioni carnali con un uomo. Quelli trovarono fra gli abitanti di Jabez in Galat 400 fanciulle che non avevano avuto relazioni carnali con uomini e le condussero all'accampamento a Silo, che è nel paese di Canaan. Tutta la comunità inviò dei messaggeri per parlare ai figli di Beniamino, che erano al masso di Rimmot, per annunciare la pace. Allora i beniamiti tornarono e furono loro date le donne di Jabez in Galat, a cui era stata risparmiata la vita, ma non ve ne fu fatto abbastanza per tutti. Il popolo dunque ebbe pietà di Beniamino, perché il Signore aveva aperto una breccia fra le tribù di Israele. Gli anziani della comunità dissero: come faremo a procurare donne ai superstiti, visto che le donne beniamite sono state distrutte? Poi dissero: quelli che sono scampati rimangano in possesso di ciò che appartiene a Beniamino, affinché non sia soppressa una tribù in Israele. Ma noi non possiamo dare le nostre figlie e mogli, perché i figli di Israele avevano giurato, dicendo: maledetto chi darà una moglie a Beniamino. Allora dissero: ecco, ogni anno si fa una festa in onore del Signore a Silo, che è a nord di Betel, a oriente della strada che sale da Betel a Siche, e a mezzogiorno di Lebna. Diedero quest'ordine ai figli di Beniamino: andate a fare un'imboscata nelle vigne, state attenti, e quando le figlie di Silo usciranno per danzare in gruppo, sbucherete dalle vigne. Ciascuno rapirà una delle figlie di Silo per prenderla in moglie, e ve ne andrete nel paese di Beniamino. Quando i loro padri e i loro fratelli verranno a lamentarsi con noi, noi diremo loro: datecele per favore, poiché in questa guerra non abbiamo preso una donna per uno. Inoltre, non siete voi che gliele avete date, in quel caso voi sareste colpevoli. I figli di Beniamino fecero a quel modo, si presero delle mogli, secondo il loro numero, fra le danzatrici, le rapirono, poi partirono e tornarono nella loro eredità, ricostruirono le città e vi stabilirono la loro dimora. In quel medesimo tempo, i figli di Israele se ne andarono di là e tornarono ciascuno nella sua tribù e nella sua famiglia, ciascuno nel luogo della sua eredità. In quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio.